Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a vedere come capire se siamo spiati sul nostro WhatsApp in un modo molto semplice. Poi più avanti farò altri video dove andremo a vedere delle cose un po' più tecniche che si baseranno anche sui processi in background del telefono. Però per adesso già questo ci darà una certa tranquillità o ci permetterà di comunque evitare che il nostro WhatsApp sia clonato da qualcuno. Questo metodo vale sia per iPhone sia per Android. Probabilmente già potreste conoscere quello che andremo a vedere, ma forse non avete mai pensato che vi potesse dare un'idea del fatto che ci possano essere dispositivi collegati al vostro WhatsApp. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video, seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook e andiamo a vedere come poter capire se il nostro WhatsApp è clonato oppure no. Per prima cosa, se avete Android, dovrete andare sulle tre lineette che si trovano in alto a destra e andare su dispositivi collegati. Se invece avete un iPhone, dovrete andare in basso a destra dove ci sono le impostazioni e poi andare su dispositivi collegati. Una volta entrati sui dispositivi collegati, teoricamente vi dovrebbe chiedere se volete scansionare il codice QR code. Se avete attivato la vostra impronta digitale, dovrebbe chiedervi l'accesso con la vostra impronta, quindi già questo vi darà una certa tranquillità del fatto che nessuno possa aver preso il vostro telefono ed essersi collegato a WhatsApp web. Nel caso non abbiate l'impronta impostata, impostatela. Fatto questo, andiamo a scorrere sui dispositivi collegati. Se non ci sono dispositivi collegati, dovreste essere relativamente tranquilli. Se invece notate che ci sono dei dispositivi collegati, come adesso vi sto facendo vedere sul mio WhatsApp che ho collegato appositamente a WhatsApp web, dovrete notare se il browser o comunque i dettagli che vi dà possano essere riferiti a un vostro accesso o un accesso esterno. Nel caso di un accesso esterno o anche di un vostro accesso, vi consiglio di scollegare tutti i dispositivi, impostare l'impronta digitale per l'accesso alle impostazioni di WhatsApp e chiudere tutto. In questo modo dovreste essere abbastanza sicuri del fatto che nessuno vi possa più clonare il vostro WhatsApp con WhatsApp web. Chiaramente se avete dispositivi collegati e non sono riferiti a voi, non può essere stato altro che qualcuno vicino a voi che ha comunque un accesso fisico al vostro telefono. Se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti. Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri canali social. Grazie della visione e al prossimo video.